In cosa consiste fondamentalmente il progetto? Il progetto è un'azione formativa sui contratti di rete che ormai rappresentano l'unica possibilità reale di crescita di un intero sistema. A chi è rivolto? È rivolto alle imprese che debbono favorire la loro crescita culturale nel mettere in comune pezzi delle loro attività o buona parte delle loro attività, perché in maniera tale che da piccoli si è più grandi. E qual è in sostanza l'innovazione? L'innovazione è il contratto di rete è di per sé innovativo come principio, cioè le imprese che in termini di filiera mettono in comune una serie di attività, quindi la voglia di stare insieme per affrontare i mercati, sono in realtà un'idea progettuale poi diventata norma legislativa che ha caratterizzato la possibilità di stabilire che con un piccolo capitale messo insieme ad altri piccoli capitali costituisce un importante capitale. Quando inizierà il corso? Iniziamo oggi pomeriggio e proseguirà nei prossimi 2 giorni e poi avremo comunque nel corso dell'anno ulteriori possibilità di approfondimenti su questo tema perché vorremmo mettere insieme imprese che si costituiscano. Tutto ciò che contribuisce alla crescita e allo sviluppo sia comunque un fatto importante. Avere rapporti al di fuori del proprio territorio significa aprire la mente, aprire i mercati, conoscere metodi, sistemi e capacità che probabilmente alcuni di noi non hanno e mettere a disposizione le nostre per quello che gli altri non hanno. Quindi c'è uno scambio non solo di interessi ma anche di formazione. Continuiamo con questa attività formativa che voi avete visto all'interno dei programmi per un approfondimento di una conoscenza a favore delle imprese e spiegando che la struttura camerale attraverso la sua agenzia è a disposizione per progettare e per realizzare contratti di rete. Dottor Prospero Cocco, l'importanza di questo progetto? L'importanza è estrema perché è una risposta ai problemi che hanno le imprese in questo momento di grandissima recessione per il paese, di stagnazione per la regione Abruzzo e di recessione per la provincia dell'Aquila. Questo progetto dovrebbe in qualche maniera aiutare le imprese aquilane a fare sistema. E la logica delle reti di impresa ormai sperimentata è quella di fare aggregazione in maniera tale da poter permettere anche alle piccole imprese, voi sapete che la provincia dell'Aquila è costituita essenzialmente da microimprese che non hanno la forza poi di mettersi sul mercato, anche se hanno poi le reali potenzialità per farlo, in maniera tale che in una logica di condivisione del sistema si possa approcciare a mercati e a prospettive diverse. Quindi anche per l'Aquila probabilmente riusciranno attraverso questo sistema a creare una potenzialità diversa di quella che oggettivamente ha.